ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Con l'aumento dei contagi nel pieno dell'estate aumenta anche la richiesta di tamponi in farmacia. Presidente dell'ASPES SPA Luca Pieri. Sì, nelle nostre farmacie c'è stato nelle ultime settimane un aumento di richiesta sia proprio dell'effettuazione del tampone in farmacia per essere poi nell'eventualità di una positività iscritti nel registro delle quarantene, quindi per uscire anche nel più breve tempo possibile dalla quarantena stessa, e sia anche l'aumento forte di una vendita di tamponi in autotest, in autoanalisi, perché sono tanti quelli che hanno nelle famiglie soggetti fragili, deboli, persone anziane che in qualche modo vogliono tutelare, e quindi con anche al minimo sintomo di un raffreddore, di un mal di gola o di una piccola influenza vogliono tutelarsi facendo l'autotest ed è aumentata di tanto. L'invito che facciamo è quello di non abbassare la guardia, stanno calando i contagi, lo vediamo insomma anche attraverso i test che vengono effettuati in farmacia, però insomma cerchiamo di essere più bravi possibili, perché la pandemia ancora non è terminata e con l'estate probabilmente ci sarà un calo, sperando che non riprenda in autunno. Offrite anche il servizio del vaccino, però in questo momento c'è poca richiesta, no, in farmacia? Sì, diciamo che con l'apertura del vaccino in farmacia agli over 60 non si è visto praticamente nessuna esigenza di richiesta né di vaccino o quant'altro. Qualcuno si prende informazioni, questo è il sintomo che il sistema sanitario pubblico in città come Pesaro, che sono sedi di hub vaccinali dove ci sono le strutture sanitarie, i medici di medicina generale che fanno le vaccinazioni, offre, diciamo, copre interamente l'esigenza della nostra popolazione, per cui nelle farmacie al momento non c'è questo tipo di necessità.